Ciao a tutti, Marcello De Vito, 38enne, avvocato, ma come mi dice sempre Roberta Lombardi, ormai sono guarito, mi sono deavvocatizzato e sono contentissimo di essere qui stasera perché in questo municipio ho iniziato il mio attivismo e peraltro ci sono anche nato. Sono nato a Viale Gottardo, poi via Ettore Romagnoli, poi sono stato a Viale Tirreno, poi di nuovo a via Ettore Romagnoli, quindi sono una persona normale di questo municipio, ho studiato qui, ho fatto le scuole qui, pubbliche, De Gasperi, Barrili, poi il liceo Nomentano. E qui ho iniziato il mio attivismo un anno fa, mi accolse proprio questo signore qua alla prima riunione. I giornali ci hanno romanzato un po', no? Hanno detto che era iniziato con la famosa frase di Napolitano, no? Sul fatto che non bisognava dare spazio al demagogo di turno, che era appunto riferito a Grillo, frase che non mi piacque perché secondo me non rispettò degli articoli della Costituzione che dicono che chiunque può associarsi liberamente in partiti, non chiunque tranne Grillo, come pure che il nostro presidente è il presidente di tutti, quindi di tutte le forze politiche, che non ci sono forze politiche di serie A o di serie B o politica o antipolitica. Però in realtà il motivo era anche un altro, nel senso che dopo 38 anni vedevo il mio paese in quelle condizioni, mi faceva male e quindi ho pensato che era giusto attivarmi e dare il mio contributo di cittadino, insomma. E poi mi sono ritrovato infatti in una frase che dice sempre Beppe nei suoi comizi, vale a dire che ognuno di noi dovrebbe prendere una parte della propria vita e dedicarla agli altri, anche rischiando qualcosa, perché noi in realtà rischiamo anche, siamo in prima persona, diciamo, siamo in prima fila. E da quel giorno mi sono attivato, abbiamo fatto un sacco di cose con questi ragazzi che vedete qua, abbiamo fatto banchetti, ripulito più volte questo parco, preparato questo programma che vedete, a cui ho contribuito inizialmente anch'io, prima che mi occupassi delle loro elezioni regionali, e abbiamo raccolto a dicembre e gennaio, sotto al freddo, decine di migliaia di firme, perché i partiti hanno detto che solo noi dovevamo raccoglierle, che loro potevano entrare di diritto, e invece a noi ci toccava raccogliere decine di migliaia di firme, queste persone lo hanno fatto sotto la pioggia, e quindi questo è l'invito che io faccio, non è tanto un invito di programma, quanto un nostro principio basilare, vale a dire il concetto stesso di democrazia partecipativa, perché in questo paese la delega ha fallito, i partiti che abbiamo delegato per 20 anni si sono dimostrati dei partiti che hanno fallito, che sono stati incapaci, che ci consegnano, perché noi la prenderemo, una città con 13 miliardi di debito e ci consegnano uno Stato che... in cui il debito è al 120% del PIL, eppure oggi pare che sia colpa nostra, ma non è colpa nostra, la colpa è la loro. Quindi quello che noi vi chiediamo è di partecipare e di attivarvi, ognuno può dare il proprio, è chiaro che non tutti hanno del tempo da perdere, però anche, non so... Non prendere bottiglie di acqua minerale significa essere attivisti a 5 stelle, perché significa che difendete la campagna per l'acqua pubblica, che è una nostra campagna basilare, e che al tempo stesso contribuite a fare rifiuti zero. L'acqua pubblica è una nostra battaglia basilare perché un referendum del 2011, del giugno del 2011, ha detto i cittadini, il 95% dei cittadini ha detto che l'acqua doveva tornare a essere pubblica, eppure in questo paese i referendum continuano a non rispettarsi, come il referendum del 93 con cui avevamo detto che i partiti non dovevano essere finanziati. Noi continuiamo a ridare i nostri finanziamenti pubblici, i partiti continuano a tenerseli, da allora si sono presi 3 miliardi di finanziamenti pubblici. L'apporto di tutti è determinante, soprattutto per questa città che ha problemi grandi, problemi di mobilità, problemi di rifiuti, perché siamo indietro con la raccolta differenziata, siamo al 25%, per legge avremmo dovuto essere, se non vado errato, almeno al 70%. Pensate, nell'orario di punta a Roma girano 390.000 auto, significa che un romano su 7... si trova in auto e quindi dobbiamo, solo le tasse sono aumentate infatti, quindi noi abbiamo preparato un programma comunale
pensiamo e crediamo di andare a risolvere questi problemi, come dice il nostro slogan, pensiamo di ridisegnare questa città, puntiamo ad arrivare ai rifiuti zero e quindi a spingere al massimo la raccolta differenziata. Ecco perché voi contribuite nel momento in cui fate la raccolta differenziata. Non vogliamo inceneritori, non vogliamo discariche, non vogliamo la discarica a Malagrotta né quella vicino, come si chiama, dove siamo andati ieri, Monti dell'Ortaccio, perché provocano il tumore, è provato, gli abitanti di quella zona la percentuale di tumore è più alta. Vogliamo ridisegnare la mobilità di questa città perché non ci va di stare ingolfati nel traffico. Esiste un piano di piste ciclabili che nessuno conosce, si chiama Piano Quadro delle Piste Ciclabili, che prevede la realizzazione di 1000 chilometri di piste ciclabili a Roma. Noi lo metteremo nel nostro programma triennale, come pure punteremo sulle metropolitane leggere che costano un terzo, tipo di questa che è stata fatta qui, che è costata 600 milioni. Punteremo sui tram, sulle isole pedonali. Però il concetto che voi dovete sapere è che il nostro programma è aperto, quindi non è che lo decidiamo, noi interpelleremo sempre la cittadinanza, cioè noi stessi. Quindi io penso sia proprio un obbligo civico da parte di tutti di partecipare, e questo è l'invito che faccio. Quindi noi non siamo qui a chiedere un voto, certamente il voto è importante perché senza voto insomma non arriviamo, quindi sarei contento se sosteneste tutte queste persone qui del municipio, però la cosa fondamentale è la partecipazione da parte vostra. Grazie Marcello. Ovviamente diciamo in questo intervento hai ricordato alcuni punti del programma, perché poi c'è pure tutta la cementificazione, tutta la casa, il problema dell'impianto TMB che per esempio abbiamo qui. Allora vi cito solo un dato: a Roma 70.000 famiglie non hanno casa, giusto me l'hai ricordato, ieri 3.000 famiglie hanno occupato casa. Siamo arrivati al punto che la gente si deve fare giustizia da sé perché le istituzioni non si occupano più di loro. A Roma ci sono migliaia di edifici inutilizzati e devono essere recuperati, e dobbiamo smettere di andare a consumare territorio in questo momento, e tutto questo invece va a favore dei palazzinari, diciamoci la verità. In questo momento Alemanno nelle ultime sedute del Consiglio Comunale approverà una serie di delibere per la cementificazione. Quindi, come vi dicevo, a Roma ci sono 190.000 abitazioni inutilizzate e ci sono 70.000 persone che non hanno casa, quindi questo è un ulteriore problema, insomma. Sì, inoltre vorrei ricordare diciamo l'iniziativa che hai fatto partire, che è quella della trasparenza, no? In questi giorni abbiamo fatto ha richiesto accesso agli atti per due importanti iniziative. Una sei derivati del Comune di Roma, e l'altro perché vorremmo capire, cittadini, le cariche che sono state assegnate, le cariche dirigenziali dell'ATAC, come sono state assegnate. E adesso diciamo, sì, ti lascio la parola, e chi sono queste persone, in base a quali meriti hanno preso questi posti, no? Sì, quando dicevo che siamo esposti in prima persona, nel senso che abbiamo fatto una prima istanza di accesso agli atti che Alemanno ci nega, perché sappiamo che stiamo andando a toccare un nervo scoperto. Il Comune di Roma ha 13 miliardi di debito, la precedente giunta Veltroni ha contratto almeno 3 miliardi di derivati, sono contratti rischiosissimi. Abbiamo chiesto di vederli, c'è un commissario straordinario che si occupa di quel debito pregresso che è di 12 miliardi e le carte non ci vengono date, quindi non sappiamo com'è la situazione. Peraltro molti comuni questi contratti derivati li hanno impugnati, tipo Milano, e ha ottenuto un beneficio, mi devo firmare? No. E ha ottenuto un beneficio di 700 milioni, e invece qui a Roma questo non viene fatto, quindi sappiamo che c'è un comportamento diciamo di copertura su questi contratti che ci obbligano a pagare 500 milioni di euro solo di interessi ogni anno. Questo voi non lo sapete perché come al solito si agisce senza trasparenza. Abbiamo chiesto di pubblicare questi atti sul sito del Comune, ma non viene fatto, quindi quando entreremo noi chiaramente agiremo con totale trasparenza. Non esisterà che un contratto non sia pubblicato sul sito del Comune, informeremo i cittadini di tutto. Abbiamo fatto un ulteriore accesso agli atti presso ATAC, perché ATAC, come tutte le altre aziende municipalizzate, è stata fonte di sprechi per il Comune di Roma.
sono state gestioni, diciamo così, molto leggere, sono state la vera e propria fonte, una delle tante fonti del debito. Pensate che Alemanno, appena diventato sindaco, subito dopo ha fatto ATAC, ha assunto 1000 persone. I dirigenti di ATAC ci costano 13 milioni di euro all'anno. ATAC è una società che ha 12.000 dipendenti, di cui circa la metà autisti, circa la metà amministrativi, il che è veramente un assurdo. ATAC ha prodotto un debito di bilancio di 300 milioni nel 2010 e di 179 nel 2011, ma tutto questo la cittadinanza chiaramente non lo sa, noi vi informeremo. Vi dicevo, i suoi dirigenti prendono 13, ci costano 13 milioni di euro all'anno nonostante questo debito, quindi abbiamo fatto recentemente un'ulteriore istanza di accesso agli atti per vedere i curricula di questi dirigenti, visto che molti di loro non sono neppure pubblicati. Quindi la situazione è questa e quindi sappiamo che dovremo andare a controllare soprattutto su queste società municipalizzate, perché chiaramente il debito viene fatto perché si possono assumere persone semplicemente senza concorso e quindi in questa maniera si sviluppano le clientele. E quindi il nostro intendimento sarà di ripubblicizzare, riportare nei dipartimenti dei comuni molte di queste società in house che non servono veramente a nulla, tipo Zetema, queste società veramente inutili, dove però ci sono dei consigli di amministrazione costosissimi, dei dirigenti che ci costano, e questo comunque in un'ottica di lungo raggio, di ripubblicizzazione dei servizi pubblici locali, l'acqua, ACEA, ATAC, tutto quanto, come avete stabilito il 95% di voi, noi cittadini, nel giugno del 2011. Però, ripeto, qua siamo sempre pochi, stiamo crescendo, però la partecipazione vostra, basilare anche la semplice conoscenza su queste cose, è fondamentale. Grazie.